È arrivato il momento di svapare. Svapoweb. Questo libro è un'occasione per riflettere, come Papa Francesco ci ha ricordato nella sua ultima esortazione apostolica Amoris Laetitia, riflettere sulla famiglia come fondamento di una della civiltà dell'amore. Noi viviamo in un momento in cui si fa un po' fatica a pensare come la famiglia possa tornare ad essere fondamento, perché penso che tutti siamo concordi che senza la famiglia non può esistere la società, però avvertiamo anche la fatica, non soltanto per gli aspetti economici, lavorativi, strutturali di cui tutti siamo in qualche modo spettatori, quanto piuttosto di riannodare insieme amore coniugale, famiglia e società. Ecco, questa triade purtroppo non è più in sintonia, è come se l'amore coniugale viaggiasse per conto proprio, la famiglia per conto proprio e la società per conto proprio. Ecco, bisogna rimetterli insieme avendo la chiara consapevolezza che è l'amore coniugale il punto di riferimento sia per la costruzione della società ma sia soprattutto per la costruzione della famiglia. Ecco, separare, come purtroppo sta avvenendo sul piano culturale, queste tre realtà significa non comprendere il valore dell'amore coniugale, dunque comprendere il valore della sessualità e nello stesso tempo rendere impossibile la costruzione della società, perché la società è alla ricerca di un nuovo fondamento. Papa Francesco parla sempre di pensare un nuovo sviluppo, che non è soltanto uno sviluppo puramente economico, ma deve ripartire dalla comprensione di come la persona umana possa essere promossa per quella che è, dunque valorizzata per quella che è, rispettando la sua dignità per quella che è e non per quello che fa. In un clima natalizio e soprattutto in uno scenario qual è San Martino di questi giorni, ha una valenza molto importante, soprattutto porta cultura in questo centro. Sì, ad una settimana dall'inaugurazione del cartellone invernale Illumina la Notte abbiamo pensato di dedicare anche spazio a presentazioni di libri. In un periodo in cui la cultura spesso viene trascurata, ma credevamo che in un cartellone di eventi così ricco, così articolato, fosse interessante, diciamo, aprire una discussione su in che direzione stia andando la Chiesa Cattolica, in particolar modo con il pontificato di Papa Francesco, che è un tema che non riguarda esclusivamente addetti ai lavori o alla comunità cattolica, ma è un tema che può riguardare anche l'intera, diciamo così, comunità nazionale e anche non religiosa. Ad una settimana dall'avvio di Illumina la Notte si è registrato sicuramente un successo nell'ultimo weekend e ci auspichiamo che il periodo prenatalizio possa appunto non solo portarci ad una riflessione complessiva sul Natale e quindi sui valori coniugali e sulla famiglia, ma che possa anche regalare a San Martino un momento di partecipazione, di amore e di affetto nei confronti del proprio paese.